Si dice spesso che siamo quello che mangiamo, la musica che ascoltiamo, i libri che leggiamo, i film che vediamo. Ma forse alla fine ciò che siamo è la somma dei ricordi che vivono dentro di noi, stratificati nella memoria. Viaggio che si fissa nelle nostre rughe, e le rughe non dimenticano mai. Silvia è rimasta molto legata al suo essere maestra e dice di ritrovare in qualsiasi cosa un pezzo, un segno di quel periodo della scuola. Mi fa riflettere questo attaccamento e penso a quanto invece io mi sento mercenaria nel mio lavoro, nonostante il coinvolgimento e il condizionamento che gli concedo sulla mia vita. Silvia poi dice una frase forte: poi è venuta la mia signora e mi ha chiuso la vita. Più tardi l'operatrice mi spiegherà che la mia signora è il suo modo di chiamare l'Alzheimer. Colpisce la forza vitale ottimista di questa donna che riesce a ridimensionare la situazione, a togliere quella patina drammatica e restituire il gusto di vivere. La psicologa domanda: perché veniamo qui? Gabriella risponde: perché si fa chiarezza nella confusione. Dolorosa consapevolezza della malattia che affiora anche negli sguardi e nei discorsi d'altri sarà la sensazione più dura che mi porterò di questa giornata. Di fronte a quell'ingiustizia, ella provava un senso di angoscia, il senso della giustizia profondamente radicato nell'animo umano in qualsiasi condizione.